questa sera siamo con un ospite eccezionale, Carlo Petrini, presidente fondatore di Slow Food. Che dire, Slow Food è un'associazione, vero Carlo, importantissima a livello internazionale e si occupa senza fini di lucro di promuovere e diffondere la cultura alimentare. Tanto è un grande piacere poter avere Carlo Petrini davanti alla nostra videocamera. Chiedo questo, cosa possiamo fare noi come singolo anche cittadino, come singolo utente, la singola persona che va anche ad acquistare il cibo, perché si diffonda questa cultura del cibo buono sia per chi lo riceve ma anche per chi lo produce? Sì, è importante che da parte di coloro che vanno ad acquistare il cibo ci sia un coinvolgimento maggiore, non essere consumatori passivi, sì, ma curiosi cittadini che vogliono informazioni, vogliono la tracciabilità dei prodotti, vogliono sapere come sono prodotti, e tutto questo può essere non solo un arricchimento culturale, ma può essere la buona pratica per mantenere sui territori un'agricoltura e un savoir-faire gastronomico, che è il motivo dei viaggi. In fondo io sono in questa terra bellissima e venendo qui colgo le sfumature da una valle all'altra, sì, rispetto a dei piatti che, di cui io non ero assolutamente a conoscenza e che hanno un radicamento su questo territorio che è molto più incisivo ed è storia e patrimonio del territorio. Quindi bisogna essere orgogliosi di questo patrimonio che ci hanno lasciato i nostri padri e permettere all'agricoltura di poter vivere decorosamente per continuare questa tradizione. Esatto. Lei questa sera sarà al Teatro Astra e il titolo di questa manifestazione vede una parola importante che è riprendiamoci la terra. Cosa significa riprendiamoci la terra? È anche un po' una provocazione nei confronti di chi ha abbandonato magari le nostre terre, non solo nel Veneto, poi anche in molte parti d'Italia. Questo riprendiamoci ha un valore importante. Sì, il ritorno alla terra è una condizione preliminare per mantenere un'agricoltura sana. Purtroppo negli ultimi 50 anni abbiamo assistito a un depauperamento anche delle risorse della terra madre. Pensiamo che la terra abbia risorse infinite, quindi ne abbiamo sciupate, sì, sì, in maniera veramente irresponsabile. Tornare alla terra significa avere più rispetto, riconciliarci con la natura e fare in modo che il sistema produttivo dei nostri piccoli agricoltori non scompaia. Esatto, e ci vogliono però anche delle strategie a livello regionale, comunale, perché molto spesso vediamo che sono state abbandonate, è vero, le terre per un lavoro magari in città, in fabbrica piuttosto, però questo ritorno deve essere anche aiutato e fare anche capire che la natura non è solamente da sfruttare ma da vivere pienamente. È importante che le comunità facciano il massimo per dare dignità ai contadini, ma è anche importante che i consumatori non siano dei soggetti indifferenti ma prendano coscienza di tutto questo. Cosa voglio dire? Che mai come in questo momento l'agricoltura in Italia è in crisi, grandissima crisi. Molti giovani lasciano perdere più in un'azienda perché costa di più lavorare che non quello che si guadagna. Noi non mangeremo computer, quindi vorremmo avere una continuità, sì, produttiva che concepisca la figura di un giovane che torna alla terra non come uno che accetta la vitagramma dei nostri vecchi. Noi non abbiamo nostalgia di quelle vite lì. Noi vogliamo invece che sia un giovane agricoltore che possa avere le giuste gratificazioni, possa fare le sue vacanze, possa mandare i figli all'università, e per fare questo bisogna che tutti assieme lavoriamo perché sia ridato valore al cibo. Noi abbiamo perso il senso del valore, è tutto diventato prezzo e basta che sia basso.
questo non è giusto per chi lavora la terra, perché come si dice dalle mie parti, la terra le passa e quindi chiede sofferenze e sacrifici. È vero. Le chiedo l'ultima cosa, poco tempo fa Amedeo Sandri, che è un grande chef, è stato ospite appunto da noi e ha fatto una considerazione molto bella, ha detto che chi lavora e opera con il cibo deve comunque amarlo. Perché è un atto d'amore anche il fatto di cucinare, parlo, mi riferisco anche a tanti chef tanto bravi della nostra zona, è proprio un atto d'amore nei confronti di chi poi andrà a gustarsi questo cibo. Lei condivide questo assolutamente, parere? Assolutamente, perché tutta la nostra vita è caratterizzata da questa donazione. Quando nasciamo e usciamo dal ventre materno, non vediamo, non sentiamo, eppure con le labbra cerchiamo i segni delle nostre madri, e in quel momento la mamma fa un grande atto d'amore nel donare al figlio il cibo. Partendo da questo momento qua in avanti, tutta la nostra formazione e il nostro piacere gastronomico è più forte, è più vero se è fatto attraverso un atto d'amore, e cucinare è un atto d'amore. Impegnati proprio nel far sì che la gente riscopra il gusto e l'amore per la biodiversità, per la terra, e quindi grazie. Grazie.